Buonasera dal Foro Italico di Roma, da Stefano Ballerini. Sta andando, è appena finita la prima giornata del 60° meeting Sette Colli IP. Abbiamo preso la nona medaglia del primo pomeriggio riservato alle finali. Abbiamo chiuso la prima giornata a quota 9 medaglie, 3 ori, 2 argenti, 4 bronzi. Abbiamo lasciato purtroppo da parte qualcosina, perché voglio dire, Lorenzo Zazzeri chiude i suoi 50 dopo il secondo tempo della mattina in sesta posizione, vince uno straniero, il nostro De Plano finisce al secondo, gli ori portano la firma di Nicco Martinenghi nei 100 rana, della Benny Pilato che stampa il record italiano nei 100 rana. Il loro nella lunghissima gara dei 1500 finita proprio da 2 minuti di Simona Quadarella. I 2 argenti portano la firma del blasone fiorentino Edoardo Valsecchi da Rinantes Florencia, secondo nei 100 farfalla, Leonardo De Plano secondo nei 50 stile libero. I bronzi sono 4 di Viberti nei 100 rana, Martina Carrara nei 100 rana femminile, Gianmarco Sansone, SC Calenzano, nei 100 farfalla, Viola Scotto Di Carlo, nei 50 farfalla. Domani 200 dorso di Matteino Restivo, che ha corso oggi i 100, gara non sua, per scaldarsi, si è detto parzialmente soddisfatto. Domani è la sua gara del triste fiorentino Medi, che poi dovrà gareggiare tra domani e dopodomani. Zazzeri, che pur col sesto posto ha già il posto, il biglietto in tasca per Parigi, appunto come dicevano Bonifazzi e Cesare Butini, l'unico che deve compiere davvero un mezzo miracolo per completare una carriera straordinaria che ha visto Matteino laurearsi e iniziare già la carriera medica, pur rimanendo in acqua a concorrere nei suoi 200 dorso nella maniera migliore. Se Matteo riuscisse a fare il miracolo, andrebbe a Parigi e poi credo che appenderebbe la cuffia al classico chiodo. Dunque, lo show ha avuto inizio, tribune ben affollate oggi pomeriggio, stamattina qualche piccolissimo gocciolino di pioggia, ne abbiamo sentite anche alcune oggi pomeriggio, ma poi è venuto fuori il sole. Spettacolo, grandi competizioni, grandi gare. Il tempone dice con il record di Benny Pilato, gli acuti di questa prima giornata. Io cedo la linea alla regia. Abbiamo girato sia al sito della Rari Nantes Florencia, che io rappresento, e ringrazio il presidente Andrea Pieri, al solito un grande. Ho passato le interviste realizzate, tra l'altro l'ultima a Novella Calligaris, l'anno scorso, a quest'anno ci siamo sentiti 2 volte, pertanto ve le ascoltate, vi ascoltate il mio servizio conclusivo. È tutto dalla piscina del Foro Italico Roma. Adesso parte la partita di pallanuoto, il test match il 26 di giugno a Firenze, ci sarà Italia-Romania, pertanto si comincia a far sul serio per mettere benzina nelle braccia e nelle gambe dei ragazzi. Vi do la formazione, alle 21 potrete seguire su www.firenzeviolasupersportlive.it.com, ma la gara verrà data in diretta Rai, credo su Rai Sport Sato, non so se 57 o 58. La Francia, per dovere di vicinato, Dubois, Saudier, Cruzilla, Bouet, Nardon, Vernou, Marion Vernou, Romain, Bjorg, Izinski, Bodega, che noi conosciamo benissimo, Van Peper, Stetete, Denardi, Andrea, di chiare origine italiana, Fontani, Ugo, Docarmo, Denis, Mas, Matisse, allenatore è Florian Bruzzo,
l'Italia schiera Gianmarco, Marco Dellungo in porta, Conteni, Damonte, Marziali, Velotto, Cannella, Renzuto, Iodice, Alesiani, Iocchi Gratta, Bruni il Panda, ex Rari, Di Somma, Dolce, il secondo è Nicosia, in panca ci sono Cassia, Gianazza, l'allenatore è, come sapete tutti, un nome tutelare, nostro amico Alessandro Campagna, che spero di poter raggiungere a bordo vasca appena finisce la partita, per chiudere davvero al meglio questo primo giorno di lavoro qui alla piscina del Foro Italico. Arbitreranno Petronilli e Colombo, due arbitri italiani. Sono le ore 20:43, mi reco in tribuna al tavolo stampa per seguire la partita di pallanuoto. Grazie Enrico Milano, cedo a lui la linea che vi irradia questo servizio conclusivo. Poi, se saremo bravi, a fine serata, tra un'oretta e mezzo, vi daremo anche il servizio sulla partita di pallanuoto e magari, cercando di raggiungere, scaraventandoci giù dalla tribuna, Alessandro Campagna. È tutto da Roma. Grazie, linea che torna agli studi, alla regia del canale 96. Matteo Restivo, allora va detto, i 100 che non sono tuoi, 55-18, secondo posto Benino, bene direi. Che tempo ha in previsione, come ho parlato con Bonifazio e con Cesare Butini? Gli altri due sono quasi a posto, te hai bisogno di un piccolo miracolo, come ti senti dentro? Ma abbastanza bene, dai, speriamo, questo è un primo passo, vediamo domenica. Morale? Ci siamo. Ci siamo? Per sì. Cui tutto quanto, a che ora corri? Non lo so, alle 6:20 mi sa, 6:30. Ci vediamo domani. Un bacio e un abbraccio, grazie. Ciao, Matte. Ciao. Bene, dai, te. Allora, Alessandro Pinzuti, finale tra mostri sacri del nuoto, chiudi in settima posizione. Allora, due stati d'animo, quello di adesso è in previsione a Parigi, cosa mi dici? Nel tuo cuoricino cosa batte? Allora, stasera un po' peggio rispetto a questa mattina, però stamattina avevo veramente dato tutto, era un po' che non scendevo sotto il minuto, quindi ero molto contento. Stasera un po' peggio, così magari un po' la tensione della finale, però sono contento per Ludovico che si è qualificato, sono sicuro che farà bene, quindi in bocca al lupo allora. E allora riponiamo i sogni nel cassetto, ci riponiamo la prossima 4 volta. Anni. Ok. Buon proseguimento, tante care cose. Ciao. Grazie, a presto. Ciao. Non potevo non ritrovare Novella Calligaris, con cui dialogai con piacere proprio l'anno scorso qui al Foro Italico. Sta andando in archivio la prima giornata del 60esimo Sette Colli. Cosa ti ha colpito di più, il record della Pilato oppure... Volevo fare una battuta a Ceccone che però si è dileguato. Beh, salirà sull'aereo già con il tempo qualificato, ma con il tempone che ha staccato oggi va nella cabina del comandante e si siede accanto a lui. Allora, sicuramente Benedetta è la protagonista assoluta di oggi, anche perché era un record che cercava molto. Come valore tecnico, naturalmente la prestazione di Thomas non ha paragoni, è campione del mondo, ricordiamocelo. Quest'inverno si è nascosto molto, è stato molto in tranquillità perché ha avuto una serie di problemi fisici, ma oggi l'ho visto molto molto bene, prendeva l'acqua nella maniera giusta, era sereno, è un Ceccone maturato, direi. E lo stesso vale per Dede Nicolò Martinelli, che ha fatto quello che voleva fare, è passato esattamente al 27.4 come si era proposto, ed ha finito in 58.9 davanti a due campioni olimpici, e insomma si vede che il ritorno di Pitti non è così da segnalare. Senti, li volevo chiedere anche, ma mi puoi rispondere te che ti trasli perfettamente, li volevo chiedere a livello umano, psicologico, lui è andato, ha incappato quest'inverno
in due gare, due squalifiche in due giorni per una virata irregolare. C'è con, sì. Cosa può rappresentare per un atleta come lui che si vede, arriva, vince, distacco siderale dietro, vede il cartello, è superiore, ma non ti intacca, non ti lascia dietro nulla, dice la prossima volta dovrò magari perdere un centesimo, è troppo forte. Ok, Novella, ti ringrazio tantissimo, magari ti ricerco domenica per fare un punticino della situazione. Grazie, buon lavoro, buon proseguimento, grazie, bacioni.